Buonasera amici, io e Sergente Nathaniel D'Addetta vi stiamo per portare in un ristorante incredibile, il ristorante di Javier Zanetti. Venite con noi. Ebbene sì ragazzi, non so se lo sapete ma qui a Milano esiste il ristorante di Javier Zanetti, ex grandissimo capitano dell'Inter e attuale vicepresidente dell'Inter. Appena entrerà da qui vi darò due o tre notizie in più riguardo a questo posto, ma io ve lo giuro che sono troppo contento. Anche se non sono interista non me ne frega assolutamente nulla, sono una persona che ama alla follia il calcio e quindi oggi per me questo è un bellissimo giorno, perché il ristorante in cui andremo quest'oggi è una sorta di tempio sacro del calcio, perché al suo interno troveremo moltissime cose che tra poco vi dirò. Prendiamo Dadda e andiamo immediatamente a sfondarci di cibo. Schioccata, Ma è il braccio più tamaro dell'intercalcio? No. Per questa sera dell'intercalcio non mi interessa, Daniele. Allora, anche se lo sai già, stiamo per andare a cibarci al ristorante di Javier Zanetti. Si chiama Botinero, sai perché? Dillo. No. Madonna, hai fatto una lampada? Non ti si vede neanche lì nella penombra. È stato insieme tutto il giorno al sole, ora per il sole. Botinas in argentino significa scarpa, stivale. Ah. E lì è pieno di scarpe utilizzate dai giocatori. Ok. Che magari gliele hanno date, che ne so, quando hanno giocato, esatto, cose di questo tipo. Tra cui, teoricamente, ci sono gli scarpini di Messi. Io impazzisco se li vedo, Daniele. Me li metto su e inizio a palleggiare come lui. Non preferiresti quelli di Ronaldinho? Beh, Ronaldinho anche per forza. Dovrebbe esserci proprio una zona dedicata proprio da esposizione per queste scarpe dei giocatori, speriamo. Speriamo. Questo ristorante è specializzato in carne argentina, quindi ci sfonderemo di carne, anche se sì, anche in realtà se c'è un po' di tutto, ma principalmente carne, tantissime varietà e basta. Andiamo a provare a Javier Zanetti, che oggi tra l'altro cucinerà in persona per noi. Javier Zanetti è in Portogallo oggi. Oggi c'è pure Benfica Inter di Champions, quindi non ci sarà mai. Ma e basta, dirigiamoci lì, si trova tra l'altro in zona Brera, quindi anche una zona rinomata e bella di Milano. Andiamo. Siamo nel pieno centro di Milano, siamo quasi arrivati, 5 minuti esatti siamo lì. Abbiamo lasciato la macchina qua dietro, guardate il posto com'è, Botinero. Sembra incredibile, attenzione. È qua il ristorante ma non capiamo l'entrata. Questa qua è la parte fuori, però non c'è nessuno ovviamente adesso. Ma da dove stiamo entrando? Come al contrario? No, Dadda, ci sono le maglie appese, non ci credo. Guardate quanta gente c'è, ci sono tutte le maglie appese, incredibile. No. Sì, dopo vi faccio vedere bene queste. Ci hanno dato questo, penso che questo sia offerto. È tipo il benvenuto. Viva, iniziamo così. Forza Inter. Allora, abbiamo ordinato, abbiamo preso 125 cose, Dadda vergognosa, adesso vi dico cosa ha preso. Dadda ha preso una mini tartare di Angus servita con pane carasau. Siamo in Argentina e lui comunque la Sardegna deve tirarla fuori. No, loro l'hanno tirata fuori. Loro l'hanno tirata fuori, ma un incrocio incredibile. Io ho preso un piatto vergognoso, carpaccio di filetto argentino con capesante e caviale, quindi carne e pesce assieme. Mai provato, volevo provarlo. Poi abbiamo preso un risotto tipico di questo ristorante, il risotto Pupi, che Dadda, il soprannome di esatto, Zanetti. Dadda mi ha detto che Zanetti veniva chiamato così, del tipico risotto alla milanese, penso. Esatto. E poi abbiamo preso un secondo, Dadda una tagliata argentina di Angus, sì, esatto. Io invece ho preso un wagyu, però americano, non giapponese. E poi ovviamente abbiamo preso anche il vino rosso, perché quello non può mancare con la carne. Nel frattempo è già arrivato questo spuntino proteico di benvenuto. Bresaola con salsa bernese. Ci sta? Sì o no? Questo non mi ha mangiato, quello è un sasso. Vediamo. Un po' stopposo il pane. Il pane? È il benvenuto questo. Sì. Non ci baseremo su questo di sicuro. Nel tempo è arrivato il vino. Per gli intenditori abbiamo preso due calici semplicissimi di Nero d'Avola. Grazie. Che cavialata, Daniele, mamma mia. Che cavialata. Che cavialata, guarda che pane carasau. Guarda che carasata. Bellissima.
Bella assaggio. Assaggio io? Sì, sì, forza. Cioè qua bisogna fare tac. Guarda lì che benessere. Oh, questo secondo me è incredibile. Porta in alto l'onore della Sardegna. Condito poi con sale, olio, limone e cipolla, vabbè. Dentro è pieno di roba. Pieno di roba. Assaggiala. Ah sì, una festa già. Vuoi? Sì. In onore vostra, amici sardi. Condita benissimo. Buonissima. Complimenti. Sono curioso di questo. Capesante, cavialino. È sotto il carpaccio. Penso che sia la mia prima volta che assaggio il caviale nella mia vita. Questo dimostra che siamo persone del popolo. Io sono del pueblo, tu sai quante volte l'hai mangiato? No, non ho mai mangiato il caviale, te lo giuro. Questo abbinamento carne e pesce molto delicato, provalo. Lo sta per provare anche Nathaniel, la decima volta che prova il caviale nella sua vita. Senti, è delicato, eh? È piacevole, vero? Buonissimo. Abbinamento mai provato prima, ma vincente. Forse me lo farò ogni giorno a pranzo. Forse l'ha fatto proprio di aver veramente con le sue mani questo. Con i suoi piedi. Finiamo e poi arriva il riso. Piatti spazzolati, si continua a bere, la cena è iniziata veramente bene, ragazzi, siamo soddisfatti. Allora, Danielson è arrivato, già diviso, grandissimo. Guarda lì che spettacolo. Vai. Intanto c'è la partita in corso qua ancora, 0-0, Inter Benfica. Ti si sono illuminati gli occhi prima di assaggiarlo stavolta, eh? Perché mi era già entrato il sapore del ragù di Angus. Com'è? Buono buono? Questo sì? Tanta roba, cazzo. Questo sì, soprattutto quando ci metti insieme il ragù là. Prendi un po' di riso. Quindi un po' di... Cioè, il ragù di carne è sotto un riso classico milanese. Sì, esatto. Il ragù è qualcosa incredibile. Mai sentito. Mia nonna lo faceva così. Devastante. Buonissimo. Abbiamo fatto bene a prenderlo questo, perché era consigliato da Zanetti. Da Zanetti in persona, che ci ha mandato un messaggio prima. Allora, ci siamo. Piatto finale, il nostro secondo. Guardate qua, wagyu americano con tutte queste salsine. Incredibile, adesso le proviamo. E lì c'è la tagliata di Danielson. Ma che cottura! Buonissimo così tanto. Questa è carne. Sì, prova la patata anche, visto che a te piace la patata. Ascolta, puoi dirmi? Sei buona? Prendi quel pezzo o anche quello, però quello più c'è il sale. Quella è saporitissima. Buonissima. Appena schiaccia c'è tutto quel succo. Ma incredibile. Saporitissimo. Buona, Hai la buona patata? Ottima scelta. No, vabbè, ce l'ho anch'io. Vado con la mia? Sì. Con la salsa o senza salsa? Perché ci sono ste salse qua. Che vedi tu? Assaggio un pezzo senza e poi ruco. Wagyu americano mai provato. Guarda che cotturella. Scommetto che ti piace più la mia. Buona, ma è meglio la tua. Questa è più grassa. Ok. Il wagyu, vabbè, è una carne un po' più grassa. Io aggiungerei un po' di sale, proviamola così. Così aggiungo questa salsina. Secondo me con la salsa è più buona. Si scioglie anche questa, però è molto più grassa. Devi metterla. Per forza. Devi metterla questa, provala. Vai Daniele. Donna, che pezzone che mi hai fatto. Ti ho preparato il pezzone. Con la salsa. Però è qualcosa di completamente diverso. Piccante. La salsa è piccante. Com'è? È diversa, vero? Sì, come detto, più grassa. È molto più grassa. Tu hai fatto la scelta migliore, che cazzo ti devo dire? Vabbè, ci accontenteremo di questo wagyu. Gol dell'Inter. Daniele ha esultato tantissimo, non sono riuscito a filmarlo. Attenzione, 1-0 Inter. Da.
Qua siamo in un museo, ragazzi. Guardate che scarpe. C'è proprio una parete interna. No, vabbè. Queste sono di Ivo, guardate la scarpa, guardate che sventola. Totti. Francesco Totti. Raul. Basket. Ivan Zamorano. Ah, basket qui. Sinisa Mihajlovic. Ragazzi, Messi 2010-2011. Questo non ci credo, Maradona persino. Ah, qua impazzirebbe. Queste qui tra l'altro sono tutte in vendita, costano circa 100 euro l'una con le dediche di Zanetti. Il grandissimo Alex Del Piero. Queste sono firmate Neymar, ragazzi. Zinedine Zidane, hai visto la scritta dietro? Pazzesco. Milito con la fascia di capitano. Ronaldinho. Adriano lo capite? Ah sì? Guarda che zappata, Adriano. Robin, che mancino. Oh, UEA là sopra. C'è anche UEA, incredibile. Allora, siamo appena usciti in questa fantastica zona di Milano, dell'alta borghesia. Daniele, prezzo? Prezzo 210 euro. Ma stai zitto, l'hai letto, cretino. Allora, abbiamo speso 210 euro, secondo me ci sta. Beh, guarda che abbiamo mangiato tanto, abbiamo anche bevuto. 20 pasti. E comunque conta che stai andando a mangiare carne. Argentina di qualità. Nei ristoranti di Milano, che magari la gente non conosce, tipo Carnisero, roba così, quanto spendi? Più o meno di questa è la cifra, sì. Esatto. Quindi secondo me ci sta in linea. Voto? Voto 8,5, eh. Sì. Veramente buono. Buono. Era partito male con quel benvenuto, però perché era il pane un po'... Sì, però la brisaola era di qualità. Sì, quello sì. Però tutto il resto invece da Dio. Perfetto. Ragazzi, il riso incredibile. Forse il riso il piatto fu buono. Che buono, quel ragù lì, così era sopra. Sì, il riso era incredibile. Anche la carne, la carne. Però il riso veramente buono. Chissà anche tutti gli altri primi saranno incredibili, anche le altre tipologie di carne. Grande Javier. Grande. Nonostante tu sia milionario, hai continuato a fatturare pure qui con questo ristorante. Dada. Grazie. Grazie di cuore per avermi accompagnato in Argentina. Esatto. Ragazzi, grazie a voi per aver visto questo video fino a qui e noi ci vediamo prestissimo con altri tanti contenuti. Adios e hasta luego.